tutti e buona domenica. Benvenuti dopo una breve pausa alla nuova videopillola di formazione sui concorsi pubblici. Dunque, prima di tutto, in questa parte tratteremo dei concorsi di elevata qualificazione nei conservatori e così negli studi di musica. Trattasi della cosiddetta quarta area professionale, la tanto decantata quarta area professionale che presuppone, diciamo, oltre a una formazione di tipo giuridico-economico, anche una certa una pluriennale esperienza nelle mansioni che ciascun bando prevede. Mi riferisco alle sì, per quanto riguarda i concorsi AFAM, quindi nei conservatori e così è negli istituti musicali, delle due figure, quella per direttore amministrativo di elevata qualificazione 2 e quella per direttore di ragioneria e o di biblioteca di elevata qualificazione 1. Veniamo a spiegare il concetto di elevata qualificazione. Come ho anticipato poc'anzi, tale figura, appunto, oltre a dover possedere un bagaglio di conoscenze sia in campo economico che giuridico, deve possedere anche una pluriennale esperienza che presuppone un elevato grado di autonomia connesso alla soluzione di problemi complessi, tanto di carattere professionale diciamo che da un punto di vista di organizzazione. A tale figura, così infatti, si richiede di perseguire una serie di risultati, così in termini di efficacia e di efficienza. Mi riferisco quindi in questa videopillola formativa al personale tecnico ed amministrativo del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio 2006-2009. Quali sono quindi i requisiti previsti? Dunque, innanzitutto, diciamo, oltre a un diploma di laurea o in diritto o in economia, e quindi tutta una serie anche di diplomi di laurea sì, di equiparazione al diritto e all'economia, diciamo anche una pluriennale esperienza che consenta a tale figura di espletare in termini di raggiungimento di risultati, in termini di efficacia e di efficienza, una gestione di tutto quanto il processo di lavoro, diciamo così, in termini di autonomia e di presidio di tutte le azioni connesse al proprio lavoro, così in termini di appunto governance, che in termini di perseguimento degli obiettivi dell'ente.
Dunque, quali sono i titoli valutabili? Perché oltre al bagaglio di conoscenze, occorre anche che, come ho più volte detto, la persona appunto abbia una serie di esperienza e diciamo così di titoli. Dunque, prima di tutto, abbiamo i titoli di servizio, massimo 20 punti. Occorre distinguere tra l'attività lavorativa prestata nel profilo stesso richiesto dal bando o comunque presso tutte le istituzioni AFAM o comunque presso altre pubbliche amministrazioni. E il valore è sempre di 0,50 per ciascun anno o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi con categoria di funzionario senza posizione sicoso. Organizzativa. Diciamo sì, ecco, e appunto mentre invece così composizione e cosa organizzativa non 0,50 ma un punto. Poi sono presi diciamo così in considerazione anche sia anche titoli di studio cose ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso, massimo 5 punti, quindi un'ulteriore laurea, un diploma di specializzazione, diciamo così come quello per le professioni legali, SSPL, o vediamo anche così un master universitario, un dottorato, o comunque è valevole anche una abilitazione come quella di commercialista e o di avvocato, sempre cosa un punto per ciascun titolo di studio. E poi alla fine la fa da padrone il curriculum professionale, massimo 5 punti, sempre che da tale curriculum emergano cose incarichi di particolari funzioni o di responsabilità e sempre che siano pertinenti al profilo richiesto dal bando. Veniamo alle prove di esame. Le prove di esame generalmente sono scritto ed orale, anche se lo scritto, nel caso in cui vi siano molti concorrenti che hanno presentato domanda, potrebbe essere preceduto da una preselezione a testa a risposta multipla sulle domande, sia sulle materie previste dal bando. Comunque, la prima prova scritta consiste o in un diciamo in un elaborato, cioè in un caso pratico, nella risoluzione di un caso pratico, o in una serie di quesiti come generalmente succede. Ecco, al 99% a risposta sintetica e o analitica sulle materie previste dal bando. La prova orale, diciamo, tra le materie previste dal bando, prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica. Le materie di base, quali sono? Diritto civile, amministrativo del lavoro, nonché tutte le leggine e tutti i regolamenti principali, nonché lo statuto del singolo ente banditore. Veniamo alle prove, alle prove pratiche. Quindi, quali potrebbero essere dei tipici esempi di prove pratiche? Beh, sicuramente la fanno da padrone con diritto amministrativo. E la contabilità per quanto riguarda le figure di direttore amministrativo e direttore di ragioneria. Quindi abbiamo a titolo di esemplificazione pratica le fasi del procedimento amministrativo, la contrattazione cosa integrativa che mischia una domanda aperta con con la risoluzione di un caso pratico. Cosa infatti resta così. La domanda. Il candidato, dopo aver definito il contratto integrativo ed i livelli di inquadramento, simuli la parte economica di un contratto integrativo di istituto del conservatorio, diciamo ecco tal dei tali. Quindi, dopo aver risposto a una domanda teorica, poi
si richiede al singolo candidato nella pratica anche la risoluzione e diciamo così o comunque la stesura di un caso pratico. Così in questo caso diciamo la risoluzione del trattamento sia civile che previdenziale che fiscale che appunto così economico di un contratto così integrativo di un istituto di un conservatorio. Poi se abbiamo detto una classica domanda è quella sulla contabilità, quindi il bilancio di previsione del conservatorio, composizione e iter per la sua approvazione ai sensi del regolamento di amministrazione finanza e di contabilità. E ancora sì, ecco, delle ulteriori domande a risposta aperta, sempre diritto amministrativo, sempre contabilità, sempre del lavoro, senza trascurare però le leggine e lo statuto del conservatorio di turno. Quindi così abbiamo principi e norme così in tema di responsabilità dei dipendenti pubblici e relative cose articolazioni, la disciplina di accesso nella pubblica amministrazione, quindi l'accesso civico generalizzato e l'accesso di cui alla legge 241 del 90, ma ancora la normativa sulla protezione dei dati personali UE, quindi del regolamento dell'Unione Europea numero 679 del 2016, poi contabilità diciamo così in tema di assestamento di variazioni e storie, quindi spiegare bene la differenza tra i concetti di assestamento, variazioni e storie, cosa bilancio, sempre ai sensi del regolamento di amministrazione finanza sia di contabilità del conservatorio, i vizi degli atti amministrativi, il reclutamento, ecco, nelle istituzioni AFAM, quindi come dicevo prima la disciplina civilistica, fiscale e previdenziale, ma non da trascurare anche la parte sugli appalti e quindi i contratti sotto soglia ai sensi del codice dei contratti pubblici o contratti di economia, ma anche lo statuto, quindi che cos'è diciamo così il CNAM, cioè il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, definirne i compiti e le modalità di elezione e o di nomina. Poi abbiamo sempre per la contabilità, per chiudere il discorso, la parte sul rendiconto generale e sul suo procedimento di deliberazione, la gestione del fondo minute spese ai sensi dell'articolo tale del regolamento di amministrazione finanza e di contabilità del conservatorio di turno. Nei prossimi video della prossima settimana vedrò trattare un po' la normativa in termini generali, sia da un punto di vista contabile che da un punto di vista del lavoro che da un punto di vista sia così amministrativo che fiscale, con dei brevi cenni alle parti più importanti. Intanto, per concludere, dico solo che da 2 anni a questa parte questi bandi per elevate qualificazioni, cioè per dipendenti PA per elevata qualificazione, cioè che presuppongono, ecco, oltre ad un bagaglio culturale così abbastanza variegato, anche un'esperienza o comunque particolari cose incarichi della pubblica amministrazione o negli stessi AFAM,
che facciano sì che il candidato riesca a perseguire degli obiettivi e riesca a presiedere dei processi di governance in totale autonomia. Sono molto diffusi e quindi è un invito, così il mio, a cimentarvi per chi possegga i requisiti che ho appunto citato, a cimentarvi anche con questi bandi. La chiudo qui e ci aggiorniamo alla prossima videopillola.